Buonasera, siamo con Jacopo Berettini, redici della partita di ieri molto intensa, durata 2 ore e 40 contro il russo Gakov, vinta al terzo set dallo azzurro. Jacopo raccontaci brevemente la partita e le sensazioni provate durante il match. Ciao a tutti, eh, ma, sì, eh, è stata una partita abbastanza eh, sulla montagna russa, perché diciamo sono, sono partito così così, poi ho alzato il livello, ho avuto due set point sul 5-4 dove ha giocato molto bene lui. E poi al tiebreak anche lì ho avuto due set point, poi andrò 7-6 lui e l'ho vinto 9-7. Ho usato molta energie lì. Forse all'inizio secondo un po' ho pagato quello e un po' un calo di adrenalina. Eh, però sono molto contento di esserne uscito e di aver reagito a un secondo set sicuramente non molto positivo. Eh, e anche al fatto di aver preso break sul 5-3 al terzo poteva un po' spezzarmi le gambe ma sono stato molto bravo a reagire e questa è la cosa più importante che mi porto dietro. Eh, si prepara diciamo un po' come tutte le altre, ovviamente per fortuna ora abbiamo i mezzi per, per studiare l'avversario nel migliore dei modi, eh, l'abbiamo visto un po' oggi col, col mio allenatore, eh, sicuramente domani ci metteremo un pochino a vedere anche qualche partita per entrare in campo più preparati possibile, perché sicuramente giocatori del genere vanno affrontati. La massima attenzione e il massimo rispetto, un po' come per tutti, però sicuramente eh, il suo livello richiede un'attenzione maggiore e, e niente. Eh, adesso, oggi e domani mi allenerò perché giocherò giovedì, quindi sicuramente una cosa un po' insolita, insomma, avere due giorni di riposo, però lo, la prepareremo nel modo migliore. L'obiettivo di questo torneo è lo stesso del 2024: nel senso, giocare le più partite possibile. Ho giocato molto poco negli ultimi anni eh, a causa di tanti infortuni. Quindi, più, più riesco a giocare, più sicuramente l'anno sarà positivo e più metterò dentro cose per, per migliorare per darci diciamo, dei feedback nelle, per la settimane di allenamento. Eh, quindi, è questo: eh, continuare a lavorare molto come stiamo facendo sia durante le partite, sia in allenamento. E poi, sì, diciamo, a fine 2024, vedremo un po' dove siamo arrivati. Perfetto, grazie mille, e in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.